Un tempo per uno e giusto pareggio nel derby del De Marsi fra Avezzano e Vastese, in una gara che non ha tradito le attese della vigilia e che ha regalato emozioni ai 700 spettatori presenti sugli spalti. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1, esordio sulla panchina bianco-verde del neotecnico Andrea Liguori, ospiti con il 4-3-3. All'ottavo minuto pronti via e Avezzano in vantaggio grazie a Gaeta, che pescato in area aragonese non sbaglia davanti a Di Rienzo, mettendo il pallone alle sue spalle, facendo esplodere la gioia dei tifosi presenti al De Marsi. Doccia gelata per la squadra di Marco Amelia, costretta subito a rincorrere. Al nono minuto ancora biancoverdi pericolosi in avanti con un batti e ribatti dalle parti del portiere ospite e con la difesa della Vastese, che alla fine riesce a salvarsi. Al quattordicesimo ancora locali pericolosi e ancora con Gaeta, servito da Diop. Il giocatore tira di prima intenzione mettendo il pallone di pochissimo al lato. La Vastese appare piuttosto imballata al cospetto di un Avezzano arrembante. Al ventiduesimo si vedono per la prima volta gli ospiti con Vittorio Esposito, che dai 30 metri tira però centralmente fra le braccia di Fanti. Al ventinovesimo invece ancora locali pericolosi con un cross in area rossoblu e con Gaeta, che arriva questa volta con un attimo di ritardo all'appuntamento con il pallone. La formazione rossoblu spinge per cercare di pareggiare i conti, ma per il portiere Marsicano Fanti c'è da sbrigare solo l'ordinaria amministrazione, con l'Avezzano pericoloso anche al 45esimo con un tiro da oltre 50 metri di Magri deviato in angolo da Di Rienzo. Il primo tempo finisce così con il vantaggio marsicano meritato per quanto visto nella prima parte di gara. Nella ripresa il tecnico della Vastese Amelia manda in campo Stivaletta per Anzini, con il neo entrato che al terzo sfiora il pareggio con il suo tiro deviato in angolo. La squadra adriatica appare più determinata e arriva così puntuale il pareggio griffato da Palumbo al settimo minuto con una conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Fanti. Fra i biancoverdi si infortuna anche Diop, sostituito da Cancelli. La Vastese del presidente Bolami, rinfrancata dal pareggio, continua a premere. Il match resta così apertissimo con al ventiduesimo la traversa piena colpita dall'ex della gara Dos Santos. Vastese dunque vicina al vantaggio con l'Avezzano, che dopo un primo tempo convincente ora soffre la rinnovata verve aragonese, con gli ospiti ancora insidiosi al ventiseiesimo con il salvataggio di Fanti sul tiro di Stivaletta. Al ventinovesimo viene ammonito per proteste il tecnico della Vastese Marco Amelia. Al trentaduesimo c'è però una fiammata marsicana con Traditi, che davanti a Di Rienzo mette incredibilmente al lato. La gara è comunque godibile con gli ospiti che trovano anche al trentacinquesimo la rete del vantaggio con Dos Santos, ma il gol viene annullato dal direttore di gara Mirabella di Napoli per offside del giocatore vastese. Si arriva così nella parte finale della partita con le due squadre stanche ma non paghe. Al quarantesimo l'ultima emozione targata Avezzano con Gaeta, che mira l'angolino, mancando però il bersaglio grosso. Finisce in parità con un pareggio che alla fine accontenta forse entrambe le squadre. Liguori, un esordio positivo sulla panchina dell'Avezzano, un buon primo tempo, una ripresa con un po' di sofferenza, alla fine il risultato tutto sommato giusto, è d'accordo? Assolutamente sì, il risultato è giusto, non c'è nulla da dire, loro hanno avuto l'occasione per chiudere, il secondo tempo noi abbiamo avuto l'occasione, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, ma ci stava tutto, un pareggio che mi tengo stretto perché, come ha detto il nostro presidente dello spogliatoio, abbiamo fatto un pareggio contro una squadra che comunque è costruita per vincere il campionato. Ha cominciato un percorso che noi abbiamo cominciato solo con l'avvento del nostro presidente Palis, e quindi sono super soddisfatto di questo punto, assolutamente. Si può dire che il rammarico è non essere riusciti nel primo tempo a chiuderla questa partita, o comunque a trovare il gol del raddoppio dopo la rete di Gaeta in apertura? Sai, io ti dico una cosa, io ho giocato in queste categorie, posso capire le difficoltà, posso capire tutto, quindi io non condanno, un gol sbagliato, l'atteggiamento c'era, la voglia di far gol c'era, non c'è stata superficialità, non c'è stata disunione, i ragazzi hanno provato, poi dopo se non arriva devi far conto anche con il portiere avversario o magari devi accettare anche che sotto misura la può chiudere male o la può chiudere bene, ma sono stracontento della prestazione dei ragazzi. No, il risultato più giusto. Alla fine io credo, per quello che è stato nei 90 minuti, noi abbiamo avuto tantissime occasioni, soprattutto dopo il pari. Il secondo tempo è stato migliore del primo in assoluto, abbiamo creato molto, abbiamo pareggiato, potevamo vincere la partita, abbiamo messo in serie difficoltà l'Avezzano con le qualità dei giocatori che abbiamo, con le qualità di chi è subentrato in campo, e probabilmente un pochino ci sta stretto, però c'è da dire che bisogna guardare il positivo in queste situazioni. Oggi per noi era difficile giocare,
e abbiamo reagito, siamo stati bravi a reagire, io ho dato una scossa nello spogliatoio come ho potuto, però bravissimi ragazzi che poi hanno messo in campo le qualità che hanno, non hanno rischiato praticamente niente poi dietro e hanno recuperato una partita poi difficile da recuperare perché Avezzano quando si chiude dietro ti lascia pochi spazi. Come si può commentare invece un primo tempo non proprio positivo? L'approccio non è sembrato dei migliori da parte della squadra? No, per me non è questione di atteggiamento, è questione che la mia squadra cerca di giocare a calcio e qui è impossibile perché il campo non è all'altezza della Serie D. Il campo non è veramente all'altezza perché neanche un passaggio facile si può fare e questo a noi ci mette un po' in difficoltà. Poi abbiamo preso un gol su una palla da fermo, poi ci poteva essere un fallo sul saltatore che ha fatto la torre, tutto quello che volete, però ecco, si può commentare solo così perché poi per il resto ci siamo adattati alla lunga nel secondo tempo e anche fisicamente penso che abbiamo avuto qualcosa in più degli altri.